È in giro per l'Italia da qualche settimana. Il giovedì 29 novembre è arrivato nelle Marche con il suo libro dal titolo La sfida impopulista. È l'ex premier Paolo Gentiloni che, insieme al direttore dell'Espresso Marco da Milano e al presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastro Vincenzo, ha presentato nell'auditorium ex Fiera della Pesca di Ancona la sua proposta politica, che ha due obiettivi: ripartire e tornare a vincere. Un Gentiloni che ha affrontato in un dibattito i diversi temi che hanno caratterizzato i suoi quasi 4 anni al governo, prima come ministro per gli affari esteri e poi come presidente del Consiglio. Non è mancata una raffinata analisi dei rapporti tra Italia ed istituzioni europee. Ad un certo punto Gentiloni ha citato Renzi quando disse che era tempo di andare a Bruxelles e battere i pugni sul tavolo. Quella che sbatteva i pugni sul tavolo a Bruxelles era Margaret Thatcher, negli anni Ottanta, quando era sentita la tematica della negoziazione degli accordi economici. Oggi, dice Gentiloni, non è più il tempo di avere questo atteggiamento. E ancora, le parabole politiche di Tsipras e Orban come esempio illuminante. Il premier greco era considerato l'idolo della sinistra radicale. Oggi viene definito traditore da chi lo aveva sostenuto nella battaglia contro la Troica. In questi anni però è riuscito a salvare la Grecia con manovre durissime per il suo paese. Forse perderà le prossime elezioni, ma intanto, dice Gentiloni, ha salvato dal tracollo una nazione e oggi è considerato uno dei principali leader europei. Al contrario, Orban, primo ministro ungherese, amatissimo dalla gran parte del suo popolo, ma in Europa non è visto affatto bene. Gentiloni si è soffermato ancora sulla Grecia, portando come esempio i governi che hanno preceduto Tsipras, quelli che hanno falsificato i numeri dei conti dello Stato, portandolo sull'orlo del baratro. La lezione di questi anni, e questo è il monito di Gentiloni, è che giocare con i numeri, vedi i numeri della crescita economica in Italia nell'attuale governo giallo-verde, alla lunga porta solo al disastro. Gentiloni nel suo libro si sofferma sul perché del fallimento del PD alle elezioni e non risparmia critiche alla sua parte politica. Sul patriottismo la sinistra ha molto da recuperare rispetto alle altre forze politiche, sostiene Gentiloni, che non ha neppure nessun problema a dire che sì, l'Italia ha bisogno di migranti per sostenere l'economia del futuro. Tempi surreali, secondo Gentiloni, sono quelli per avere un nuovo segretario del PD. Ma ormai le cose sono andate in questo modo. E per il nuovo leader, chiunque egli sia, Gentiloni ha una posizione che vuole indicare in modo chiaro. Teniamoci stretto questo partito e guardiamo senza timore alle alleanze, perché il ruolo del PD, secondo Gentiloni, è quello di catalizzatore per le forze e i movimenti di opposizione a questo governo e a quella che l'onorevole definisce l'ideologia nazionalpopulista. Beh, la sfida impopulista vuol dire innanzitutto rendersi conto di come la minaccia di questa onda nazionalista e populista, che non riguarda solo l'Italia, va presa sul serio, perché purtroppo non produce solo danni e conseguenze economiche, ma anche mette in discussione alcuni principi delle nostre democrazie liberali. Si comincia a discutere di libertà di espressione, di diritti delle minoranze, di rapporti con gli stranieri, di nazionalismi tra stati. Quindi, primo, rendersi conto dei pericoli e non sottovalutarli. E secondo, però, neanche inseguire questa onda populista, illudendosi di poter usare gli stessi metodi, quello sarebbe un errore. Quindi la sfida per il Partito Democratico, invece, è di puntare sulla sua credibilità, sulle sue capacità di governo e riprendere contatti con il popolo, con la gente, con i problemi delle persone che in anni di governo abbiamo un po' sottovalutato. Secondo lei questa sfida rientra anche nel trovare degli alleati per formare una coalizione? Beh, certo, perché con l'attuale legge elettorale, con il sistema proporzionale, non può esserci più il partito che prende tutte le correnti di opinioni progressiste e democratiche. Bisognerà mettere in piedi un'alleanza e sarà un bel lavoro.